Suona che sul Submarine mi è successo il mio cambiare il new vlog dopo tanto. Siamo nel 2023, sono biondo, ma va bene così. E mi stiamo aspettando una persona, perché non vi spoilerò niente, però stiamo aspettando una persona. E magari se ci riesco vi faccio degli update in treno. Vabbè, a dopo. Eccoci qua, prendiamo il treno, mi sa che siamo rimasti gli unici a dover salire. Colpa sua. Oh, che vuoi? Non è vero? Il panino com'era? Buono. Mortadella. Morta? Devo dire che recensione, direi un bel 8 su 10, nonostante 8 perché costa una fraccata. Cosa? Comunque, siccome mi sta facendo tirare fuori la Sony adesso, questo è uno spoiler di One Piece, in realtà mi spiace. Siamo già sul treno e dovremmo arrivare alle 9:13, una roba del genere. Sì, quindi finisco di leggere One Piece, guardo qualche anime e poi ci becchiamo direttamente dove stiamo andando. Non vi dico dove, però guarda questo, sì, questo qua, cioè guarda questo, guarda questo, guarda qua, cioè io veramente. Guarda. Poi a Ryuken. Un biscottino. Io che parla. No, fai schifo. Ops, succede. Allora, ora siamo alla stazione di Roma Tiburtina. Dovrebbe mancare, penso, una fermata per termini. E niente, io inquadro lui perché non posso inquadrare me. Nemmeno i cari. Neanche cosa? Con la si fa per me. Guarda che non è più giovane. Puppa. Il personale contro i romani, ma attenzione. La stazione di Milano è molto più bella. Allora, oltre a questi dissi che appena arrivati a Milano, a Roma, ascolta, a Roma, grazie Italo. Siamo appena arrivati, quindi ora dovremmo cercare Justin, che penso sia già qua da qualche parte. E ma gli hai detto che ci vediamo con Justin? Spoiler, ops. E ora andiamo, esploriamo un attimo la sessione di Roma Termini e non di Milano Centrale. E tra poco, vai. Sessione di Roma, arrivati. Tipo, fai conto qua, sembra un botto Santa Maria Novella qua, e poi qui tipo sembra tipo un mall Sapinas, quelle robe. Oh, Icos? No, non va bene, eh? Non si fuma, ragazzi. Quindi non so cosa potremmo esplorare, però là c'è un McDonald's, ragazzi. Sono appena stato derubato. Io non li chiamerei così ste cose. Mi hanno rubato il cuore. Ma che? Ci hanno raggiunti anche loro. Siamo così, invece ci danno indicazione, seguiamo, li seguiamo. I nostri tour guide di oggi. E comunque devo dire che almeno questa zona qui, quella dietro, ricorda quella di Milano. Altro lì, sì. E quindi fatto che ci stava a dire una cosa. Che quella la biblioteca più grande di Roma. No, d'Italia, bro. No, di Roma. Vabbè. Roma capitale. Ok. Sembra giusto così, no? Deve essere di parte. Si fa a Roma. Noi siamo fiorentini, Roma. Non devi dirlo, bro. No, a Roma si fa come romani, no? Quindi che devi dire adesso? Che è la più grande di Roma. La più grande di Roma. No, devi dire. Forza, dai Roma. Dai Roma. Devi dire questo, non quello. Cioè, scusami, io. Scusami. Oddio, dovrebbe esserci tipo una parata di carabinieri, penso. I colori sono quelli. Ma quanti sono? Sarebbe bello, era mai. Vieni dal poliziotto e li batti in 5. No, come se è arrestato subito. Mica Zuckerman, grazie.
Allora, è tipo preso un abuso del surgelato perché volevo lasciare la roba alla guest house e lo zaino mi serviva per portare la roba, quindi lasciando tutto lì, ma vabbè. Poi barretta proteica della Enervit, perché sì, sponsorizzato dalla Enervit, sponsorizzami Enervit. Qui si stanno a mangiare le pizzette. Poi niente, sono andato il PAM che sta qua dietro, tipo solo perché mi serviva a prendere la busta, che non volevo prendere questa del surgelato, ma c'era questa e quindi ringraziamo le nostre guide qua che ci saranno le indicazioni, visto che poi tra poco giustamente andranno a lavorare, perché siamo noi bastossini che sono in ferie. Tanto siamo già al nostro punto di riferimento qua, poi sicuramente si ricorderà tutto quello che ci hanno dato. Ricorda di street food. Onesto. Esatto. Paul poi ha scoperto cosa è un supplì oggi, quindi dopo andrà provato per forza. A Trastevere, giusto? No, sì, esatto, lì. È lì. Sì, è Trastevere. Quindi è vicino al nostro... Sì, diciamo, vabbè, tutto vicino. Vabbè, insomma... Quindi... Una cosa molto importante da dire qua. Dai Roma! Dai Roma! Scusi, dove siamo in questo momento? Lei scusi, eh? No, siamo finiti in un posto molto... una meta turistica molto importante di Roma. Okay? Qui c'è la storia di Roma. È racchiusa la parte fondamentale di questa grandissima città. È la pasticceria Corbetteria Ratto. Corbetteria Ratto. C'è Justin Ratto e Christine qua che cosano. Perché stiamo solo aspettando lì che stiamo entrando qua dentro, mi preveniamo, però va bene, entriamo. Dai. Comunque qua, ora lì, come ci servo. Guarda lì. Venite a trovarli. Dov'è che siamo? Monti Tiburtini a Roma. Guardate lì. Ci vuoi prendere due bicchieri d'acqua? Guarda, no, come ci servono qui. Guardate lì che roba, guardate. Bene. E questi sembrano buonissimi, quindi ora li assaggiamo e... Ragazzi. Andiamo a trovare anche il kebab di Justin, Ratto, è sempre a Monte Tiburtini. E niente. Grazie. 5-5, consigliatissimo. Dopo un po' di tryharding per trovare Rig, ecco Rig. Hai fatto forca del lavoro? No, no, ho fatto... Datori di lavoro. Istituto Nazionale Previdenza Sociale, ragazzi. Ho fatto palla. Non è vero, INPS, per favore, cioè... No, tanto non mi dicono niente. Tanto non voglio più lavorare, là. E comunque adesso andiamo un attimo di nuovo alla guest house a lasciare delle robe di Rig. Poi lasciamo andiamo direttamente... una mia bella cagata pazzesca. Questo te lo potevi... Se... guest house flower o come vuoi... Scusava... Non siamo stati noi. Allora, dopo questa cosa qui andremo direttamente, infatti inquadro noi due, andremo direttamente al Colosseo, penso, e quindi dopo. Allora, siccome tanto dopo magari me ne dimentico, questa è la nostra stanza, magari fuori lo faccio vedere dopo. Qui c'è Rig, lì c'è il bagno e penso poi stia cagando, quindi non penso si possa entrare, infatti è chiuso. Qua c'è lo specchio, qua c'è un televisore che non penso useremo, armadietto per le robe, qua c'è la torre Gyro Sepol, lì mi ci sono messo io, la vista la vedremo domani mattina e la stanza è questa. Ho pagato tipo 20,60 euro a testa, quindi ci sta, quindi in fuori me lo fa vedere più avanti e niente, dopo. Comunque ora siamo a Senza Fondo, ho gli uccelli romano scoperto su TikTok. Vinello per accompagnare il cibo, perché sì, il nostro amico è un alcolizzato. Oh bro, te l'ha detto anche a me, mi sono scordato di iPhone. Abbiamo lasciato l'iPad laggiù per ci dà delle notifiche, ma non è roba importante, comunque ci vediamo a prendere il cibo, dai. Vabbè, ora siamo partiti un po' con gli antipasti, ho preso un tagliere.
crostini pomodoro, qua dei supplì, carciofi e... melanzane. Tu sai che? Un po' di... Questo è il motivo per cui siamo finiti qua. Qua c'è ragù di quota, non mi ricordo che, la carbonara, cacio e pepe, lì c'è l'arrabbiata, la matriciana. E qui c'è Paul che fa i video tipo da babbo filippino. Quindi poi guarda lì che cibo. Allora noi ci siamo sfondati con boh, le cose vi farò vedere o l'avete viste. E lui non è contento perché per il meme vuole per forza aprire la pizza. Abbiamo preso la margherita. E lì sta piangendo, sta proprio è poco fa speaking in tongues. Scherzavo, ovviamente non si scherza su queste robe. E lui piglia la pizza, guarda lì che pizza. Guarda, l'uomo che ha fame da distruggere. Sì, dai, mangia anche due fetti. Ci provo. Ah, raga, abbiamo mangiato come dei maiali, ma veramente peso. Due. Per finire, se tu sei pure una pizza. Abbiamo mangiato come due maiali. E l'altro? Ah, tre, uno è liccio baboi però. E lui? E siamo qui, abbiamo mangiato qui senza fondo. Ragazzi, ve lo consiglio. Consigliatissimo, è veramente buono. Si mangia bene, si spende poco. Mi hanno offerto un limoncello, sì. Gentilissimo. E quindi prossima volta se va a Roma si tornerà qui, perché di Roma ditici se ce ne sono anche altre, però senza fondo. Questa nice. Mi raccomando, se venite, digiuno di una settimana prima di farlo. Sì. Poi dopo, digiuno di una settimana dopo. Poi dopo se andate in palestra andate in cut, perché sennò. Sì. Ciao! Questa è la chiesa di Santa Maria della Pace, non so cos'è, ho letto il nome lì, però carino, in mezzo a questo vicolo, come potete vedere, molto carino. Ora magari entriamo dentro, vediamo un po' com'è, e niente, lì ci sono dei bastassini che fanno robe. Piazza Navona? Cos'è? Qui c'è scritto Navona. Vabbè, è troppo facile così, eh. Però Navona abbiamo... Square. Oh, dang. Abbiamo qui Piazza Navona. Navona Square. Dove fanno la rabona ai giocatori della Roma. Cos'è? E qui abbiamo una carpa tartaruga che sputa l'acqua. Questo cavallo un po' sass. Da booty. Oh, look at the booty, man. Look at this booty. Oh, man. E siamo al Pantheon romano, che già da qui è tanta roba. Non so se riusciremo ad entrare perché c'è una fila che sfava abbastanza. No, non è vero. Ah, ma questa fa parte della fila. Mi sta abbastanza fatica, lì c'è un laser verde. Bravo. Quindi volevo entrare, va bene, entriamo. Alla fine siamo riusciti ad entrare. Ho fatto i video con l'iPhone perché mi sa che non si poteva fare con la fotocamera, quindi bello comunque, quindi guardate bene queste colonne. La scritta che non capisco, però era bellino dentro. Posti del genere ci dovrebbero essere anche Firenze, ma non ci sono, quindi sì. Passate lo Star Shop di Roma, fatto anche tipo delle mini clip dentro, c'ho pure fatto la foto col tipo. Preso spoiler di cosa ho preso. Preso, non si vede bene, ho preso Nami Wano, un manga che è in variant, e non mi ricordo, Slam Dunk 3, che ho deciso di prendere ogni volume di Slam Dunk direttamente nei negozi a casa. Te che hai preso, Rick? Ho preso questo, Parfums Ultra Burst. Ultra Burst. Voyant. Mi sono scordato proprio, quasi quasi me lo portavo a casa. Ma io non l'ho preso perché già seguo cosa, Dan. Grazie bro. Me lo stavo per scordare, lo sai?
Poi metterò anche la foto col tipo. Grazie, brother. Ragazzi, la variant di... È stato semi-forzato. Ma da tutte e due, perché io non ci avevo nemmeno pensato. Gli stavo facendo una domanda random. Lui l'ha pensato. Perché io ho le giocate per regalare le cose a Polo, fare i libri di manga. E stavo facendo una classica giocata mia. E pensavo le stesse facendo. Invece no, chiedeva solo quanto costava. E quindi mi sono sentito in colpa. Mi ha regalato Polo. E nulla, io ho regalato. Quindi, niente. Manga! Allora siamo con Rig, Paul, è arrivato Jazurus, c'è CJ, Steve, Rosa, Cipo, e quindi spero che Gigi, Trapezzino è al mercato centrale, quindi ci si sfonda di Cipo adesso. Allora siamo da Guttilla a Roma, ovviamente. Ci stiamo a rimpinzare il gelato. Guarda, il gelato di Justin c'è, cioè, tipo una cosa abnorme. Col di Jairus non scherza, a parte mi sa che è già finito. E tutti col gelato. Scusa, modello, quanto? Cos'è questo? È una prep da 8 euro con gelato, due gusti, cioccolato e pistacchio, con panna e Nutella. Ma con mollica o senza mollica? Senza molino. Ok, bravo. Buongiorno Roma. Buongiorno. C'è Rus che guarda i cantieri lì fuori. Comunque abbiamo tipo il check out tra una mezz'oretta. E la stanza è costantemente così. Così vedete tutta la stanza. Noi siamo sulla stanza. Tipo così. Qui Jai e Paul, mio, e qua quello di Rick. Quindi sì. Ah, vi faccio vedere il bagno che ieri non ve l'ho fatto vedere. Allora, qui c'è Robert, lavandino. Qua abbiamo un Jasmine Babe selvatico. Qua c'è il cesso senza bidet. E voglio confessare che mi lavavo nel lavandino. E questa invece è la doccia. Bella grande, spaziosa. Qui abbiamo poi l'armadio, qui c'è la nostra giacca, un televisore e basta, è finito lì. Facciamo vedere anche alla gente normale un bel ragazzo aretino. Salve a tutti, buongiorno. Qui abbiamo poi dei lavori in corso. Qui abbiamo le strade principali, ora se cari muoio, tipo mi sparo in testa. No. Niente, tutto qui. Inquadra di... Ma che pare. Flower Guest House, è stato divertente. Torneremo sicuramente perché il prezzo conviene. E alla prossima. Per l'ultima volta in questo ascensore. Su vuotete. Ma che cosa? Questi due litigano per non ho capito che cosa. Paul vuole pigliarci un trapezzino perché... Ormai c'è... Si sta drogando i supplì e trapezzini, cioè ho scoperto un mondo dello street food romano. Ma te, lo pensi anche te, Jairus? Io andrei anche al McCaffè. Ma sai cosa devi dire te? Cosa? Dai Roma. Allora, siccome il trapezzino era chiuso, stiamo facendo colazione a KFC. Buongiorno. Cioè, questo è il nostro pranzo, la nostra colazione. Sto parlando col gelato, ragazzi. Alle... Sì. Una pazzia. Sì, fa male dentro. Però sono scioglie. Te hai qualcosa da dire? Colazione esagerata. E burro aristocratico. Devo aver litigato. Chi ha litigato? Io, con litigato? Me stesso. Ah. Te e Sairi l'avete litigato? Esatto. E anche Castillo si è messo in mezzo. Ah, e Castillo invece? Castillo ho provato a fare qualcosa, ma Castillo l'ha fermato. Dovremmo essere nella Vatican City. La città. Questo Zambodian accent, quindi penso dovremmo addentrarci là dentro, ma non so. Quindi sì. Siamo qui alla piazza di San Pietro, mi sa che tutto contro luce, non si vedrà niente, ma va bene così. Non arriveremo mai in cima al Vaticano tutto, perché vedo che laggiù c'è una fila chilometrica 1, fila chilometrica 2, tempo 0, e quindi va bene così, tanto torneremo a Roma a viaggiare, quindi magari ci sarà più tempo, e quindi sì.
piccola storia divertente. Ero a prendere delle calamite e spunto tipo le filippino. Le calamite l'ho preso lui. Sì, è diventato una calamita. Non penso. E spunta su tipo filippino e forte che sa anche io ho fatto sa un po' sempre naso, ho fatto sì, ho fatto sa neve sia. Oh, te lo go! E poi scopre che questo conosce mio nonno. Gente, robe che stava praticamente nel stesso posto in cui stiamo io, vicinissimi. E quindi bello, GG. Ho preso delle calamite e io avrei necessità di andare in bagno. Tra poco dovremmo andare a mangiare e qui fanno mal di testa intanto, ma va bene così. E ci si becca tra poco, non ce l'ha più. Comunque, dopo disavventure varie, taxi, robe e cose, taxi non ha pagato neanche troppo, 15,70 si è preso. Siamo allo GA Sushi, quindi facciamo vedere quando arriva il cibo, perché ora ci sta. Ma deve avere roba tutta tua ancora. Piramide. Dov'è? Ancora non l'avete vista. Ah, eccola. Si vede, c'è una piccola piramide. Cioè, ma è moderno o è antica? È antica. Davvero? Giuro. Ma oh, bello. L'hanno portato dall'Egitto. Con Amazon Prime. Ragazzi, io conosco uno youtuber. Ma bella che è. Non l'ho mai vista. Ragazzi, io conosco uno youtuber. Cioè, come mai non portano mai la gente? Ragazzi, io conosco uno youtuber. Per loro danno da scontato. Però. Ragazzi, io conosco uno youtuber. Ragazzi, io conosco uno youtuber. Che youtuber? Che praticamente non mi ricordo. Una pinozza! Ciao. Insomma, sto youtuber di Cinto. È Pinola youtuber? No, no, un italiano. Però parla tipo. Cavolo, non mi ricordo. Roberto qualcosa, penso. Roberto Carlos! No, no, ma il punto è che parla tipo della storia romana. E l'altra volta ho visto un video di lui che parlava di questa piramide qua. Che diceva, oh, ma avete mai visto una piramide a Roma? Eccola qua. E nulla, ha spiegato un po' la storia. Raccontamela la storia. Non me la ricordo. Sono curioso. Non me la ricordo. Non me la ricordo. Siccome mi sta a fatica di pigliare la telecamera, l'ho messa da parte. Siamo da Rivarano, sta provando il gelato. Ho preso caramello e frutti di bosco che si sta squagliando. Ho fatto da polla e nulla, fra poco. Ciao. No, no, no. Allora, stiamo salendo. Dove stiamo salendo? Dove stiamo salendo? Fiesole. Ah, questa è curva Fiesole. Mi sembra giusto. Vittoriano? Come si chiama? Vittoriano. Palazzo Pitti? Sì. Io sono di Roma, non me ne intendo di Roma. Ah, vabbè. Justin, com'è che si chiama? Che cosa? Questo? Altare della Patria. Altare della Patria. E tomba del Milite Ignoto. Vedi, ho letto là. Ah, ok, acca curva Fiesole, no? C'è la fiamma lì, ma no, si spinge la fiamma. Là? Come fai? Siamo tipo solo ancora a metà, qua, penso, e non ci può più a camminare, a vivere. Venite. C'è il tour, ne fa mica più io. Piazza Mirti. Cos'è questa? Mirti, bro. Ah, okay. Siamo a 100 mica al centro. Ah, ma questa è la tua zona, fra? Magari, guarda, sono un poraccio. Ah, ok. Un po' un poraccio. Vivo sotto i ponti, mi pare che vivo qua. Comunque, guardate, bello, c'è un cavallo lì sopra. Ma scendiamo, perché ci siamo fermati? Ma com'è che si chiama? L'ho dimenticato un'altra volta. Terrazza panoramica, terrazza, del Vittoriano. Terrazza. Guardate lì che vista, non pole. Bello Milano, vero? Cosa, scusa? Questo è Milano. Boom boom Milano? Guarda, Duomo di Milano. Sì? Più diritto ci sta già, Libby. Tutto dritto, giusto? No, la... Cioè, Navigli dove sono, però? Com'è? Navigli. Che cacchio è Naviglia? Sei mai stato a Naviglia a Milano? No, guarda, no, sinceramente no. Ma quello è vero? È vivo? Ah, sì, è vivo. Chi è vivo? Questo, quello con l'uccello lì davanti. La scendiamo che Paul vuole scendere. Ma che scende? Ah, i copiani! La lista è comunque stupenda, cioè, ragazzi, cioè, guardate qui. Questa è di tutta Roma da qua. Qua c'è un cavallo. Guarda dove lavora. Guardate, cioè, guarda. Questo è un bellissimo modello di Roma, è un fregno assurdo. C'ha il six pack scolpito a mano. Non c'ho, c'ho l'ardo Milano. Ah. Buonasera! Buonasera, fega!
sai che da questa vista io e Paul tra poco ce ne andremo. Vabbè, però una cosa importante direi: dai Roma! Comunque tanto non penso ci passeremo, ma laggiù c'è il Colosseo, che non so se riesco a zoomare, forse sì, non si sa. C'è il Colosseo lì, cioè, dovrebbe essere il foro, così il foro. Mi pare di sì. E basta, non so cosa c'è laggiù, tipo. Ma vabbè, va bene così. Sta lì a pigliare la carbonara. Locale carino, cioè si sta su ovviamente, c'è CJ Todd che si danno complimenti e vi recensiamo la carbonara, quella che penso sia quella buona. E vabbè, ho preso io e poi la carbonara classica, che hai preso? Carbonara tartufata. Una tartufata, che ti prendo? Classica? Carbonara classica. Che prendo? Siamo a Pasta Hit, se non sbaglio. Io sono autofender di completamente e niente, non farò un mukbang mentre lo mangio, però già vedete che mi sembra buono. Quindi sì, buon appetito. Ultima clip con la Sony che poi la metto a posto. Dopo le belle disavventure e corse per provare a prendere il treno, non ce l'abbiamo fatta, abbiamo preso un altro biglietto, ma fa parte del gioco e dell'avventura. Quindi la carbonara era buona. Aspetta, stai raccontando sì, la sì. situazione. Sì. Ragazzi, io non vorrei dire niente, ma fino a ieri eravamo un tempo in ogni cosa. Poi è arrivata la Niki. Vedi, colpa la Niki, tu posso. Non ti conosco. Quindi. Mettere Sony a posto e ci vediamo al treno, poi basta che sto morendo tipo. Allora noi andiamo via adesso, quindi vi salutiamo qui perché poi si entra nel treno. Quindi vi ringraziamo per questi giorni di guide. Io vi chiedo scusa. Ma mette che questo chiede scusa. Vabbè, siamo divertiti, grazie mille e alla prossima. Allora, in realtà mi sono dimenticato di bloccare prima. Si può dell'andata praticamente, e in realtà siamo già a Firenze campo di Marte, quindi è un po' inutile, però vabbè, ci vediamo la discesa. Ok, il viaggio del mio 23° compleanno è finito, è stato divertente, costoso, grazie di nuovo a Justin e Steve per averci portato in giro il primo giorno, ringraziamo anche CJ, Andri, a Niki e basta, mi sembra. Anche la mamma di Justin che ci ha fatto offrire le passe da Justin. Vabbè, in realtà grazie a Ratus, bar e kebab, quindi Monte Tiburtini mi pare, andate a trovarli. Vi ringrazio per questo video, tutte le persone, Rig, Jai, Paul, grandissimi, e ci si vede. Sono stanco morto, mi piglierò un taxi perché non ci voglio pigliare il treno, il bus, che non riesco neanche più a camminare, ma va bene, e niente, lasciate un mi piace, iscrivetevi, lascerò il link di Amazon sotto e God bless you.